La giornalista cambia testata e anche se non ci rivela dove andrà a lavorare, noi già abbiamo le prime indiscrezioni sul suo prossimo committente. Ci sono grossi cambiamenti in arrivo nella vita di Selvaggia Lucarelli. Ma, attenzione, non stiamo parlando di nulla che riguardi la sua sfera sentimentale o familiare. Ci riferiamo, piuttosto, a nuove sfide che aspettano la giornalista e opinionista televisiva nell'ambito lavorativo. A raccontarci questa piccola grande svolta è la stessa Selvaggia Lucarelli, con una lettera ai suoi follower, dove ci ha svelato cosa la aspetta da qui ai prossimi mesi. Dopo tanti anni, la Lucarelli lascerà dunque la redazione de Il Fatto Quotidiano, abbandonando così i suoi affezionati lettori. Contrariamente a quello che alcuni potrebbero pensare, in ogni caso, l'addio a Il Fatto per Selvaggia Lucarelli non è legato in alcun modo a dissapori interni al giornale. Anzi, al contrario. Nel suo post la giornalista ha tenuto a rendere speciale omaggio a Marco Travaglio, che tanto l'ha aiutata in questo lavoro. Ringrazio Marco Travaglio, a cui devo tantissimo per generosità, la fiducia e l'affetto riservatomi in questi anni, scrive la Lucarelli. A conferma degli ottimi rapporti che ancora intercorrono fra i due, fra l'altro, c'è uno scatto recente pubblicato sul suo profilo Instagram dell'opinionista. Qui sotto potete recuperare il suo tweet. La notizia dell'abbandono di Selvaggia Lucarelli dalle pagine del Fatto Quotidiano, comunque sia, non è esattamente un fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi, infatti, Dago Spia aveva anticipato l'indiscrezione, senza però entrare particolarmente nel dettaglio riguardo alle motivazioni della diretta interessata. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.